Ma sì, sicuramente sarà una partita importante per l'Avellino per riprendere la corsa, insomma, a parte gli ultimi due stop. Aduris che non sarà la vittima sacrificale, perché a parte i risultati, credo che è una squadra con dei valori, con un calcio propositivo e sicuramente verrà a fare comunque bella figura, ecco, per provare a portare a casa dei punti. Turris e Avellino hanno fatto lo stesso numero di gol, 22 e 22, nonostante la Turris abbia la peggiore difesa con 29 gol subiti. Sarà anche una sfida interessante tra attaccanti, Maniero e Giannone contro Gori, Sgarbi, Sgarbi non ci sarà, Gori, Patierno e Marconi. Sicuramente la squadra la Turris è una squadra a votazione offensiva, quindi ecco, ha fatto tanti gol, ma ne ha subiti anche tanti altri. E l'Avellino invece dispone di un attacco importante, cioè, ma anche la Turris con Maniero, l'Avellino con Sgarbi, Gori. No, Sgarbi non c'è, mi hai detto, hai ragione. Non c'è. Con Patierno che rientra, è rigenerato anche dal gol in Coppa, quindi sicuramente sarà una sfida dove gli attaccanti la faranno da padrone. Bisogna stare un po' attenti agli ex attaccanti che tornano al Partenio che giocano contro l'Avellino, vedi Murano. Sicuramente quando si affronta un ex, il calciatore in questione ha sempre voglia di fare bella figura e quindi ci metterà sicuramente il doppio della voglia. Ecco, poi incontrare l'Avellino. Contro l'Avellino vogliono fare bella figura tutti, quindi sicuramente sarà una partita difficile. Ancora troppo presto per delineare la griglia primato. Sì, secondo me è presto, però io vedo comunque che Avellino e Benevento, secondo me, hanno qualcosa in più delle altre, soprattutto come organico, e alla fine saranno loro due diciamo, ad arrivare in fondo, ecco, una delle due. Questo è il mio pensiero, nulla togliendo alle altre, tipo il Picerno, che secondo me sta facendo un campionato strepitoso. Però vedo come organico e come anche come blasone, come piazza, sicuramente Avellino e Benevento sopra le altre.